Ciao amici, bentornati su Fredditech, io sono Alfredo. Oggi andremo a fare un piccolo unboxing di alcuni pacchi che sono arrivati oggi. E come potete vedere qui dietro a me c'è un ventilatore, fa molto caldo, quindi questo sarà un unboxing estivo. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a aprire questi pacchi. Io partirei dal più piccolo per poi andare a quello più grande. Ci vediamo dopo la sigla. Ok, partendo dal pacco più piccolo abbiamo questi adattatori, sono tre, che in pratica ci permettono di conveare qualsiasi tipo di gomma delle nostre bici. Quindi se ci capitano bici che hanno gomme con attacchi strani, con questo adattatore risolviamo il problema. Passiamo al prossimo pacco. Sinceramente non ricordo cosa sia questo. Ah sì, finalmente sono arrivate. In pratica questa qui è una fascia che dovrebbe permettermi di tenere le spalle dritte, visto che a forza di stare ore e ore avanti al computer a fare montaggi video mi sono un po' ingobbato. La testeremo e vi dirò com'è andata. Speriamo funzioni. Altro pacco, eccolo qui. Vediamo cosa c'è dentro questo pacco. Vediamo cosa c'è. Allora, ci sono due piccoli pacchetti. Allora, una lampada RGB governabile da imbarcare dal cellulare. Su questo ci faremo sicuramente una recensione. E in questo pacco più grande, questo è bolverato, e in questo pacco più grande abbiamo delle cuffie della Omars Fireless senza filo. Vediamo un po', sono ripiegabili. Sì, sono molto carine. Su questo lato hanno dei tasti, play più o meno per il volume e poi per cambiare canzone. E su questo lato c'è un altro tasto che non so se in realtà sia un tasto o sia qualcos'altro. Va bene, faremo una recensione anche su questo. Ok, seconda parte tutte queste cartacce. Poi abbiamo un pacco morbidoso. Vediamo un po' che cos'è. Ah sì, questa è la borsa che avevo ordinato in pratica per portare la mia reflex con il quale sto effettuando questo video, per portarla dietro. All'interno ci sono degli scomparti per dividere in breve tutti i gadget, e qui c'è una zip per mettere le schede, gli accessori vari. Qui c'è un'altra mini tasca. Qui lateralmente anche c'è una piccola tasca, c'è anche una tasca nascosta qui per mettere magari gli accessori che utilizziamo di più. Ultimo pacco grande, eccolo qui, vediamo di cosa si tratta. Questa carta, una che domani c'è la differenziata. Oh, anche questo lo aspettavo da un bel po' di tempo. Questo è un fantastico treppiede che dovrebbe in pratica sostituire quello che sto utilizzando adesso, che uso da molti anni. Adesso utilizzo un treppiede in pratica di Amazon Basic, che mi sembra che sia costato in passato 25-30 euro, mentre questo è costato una settantina di euro. Però all'interno, oltre sicuramente la qualità, dovrebbe essere differente, visto che quello che sto utilizzando adesso è quasi tutto in plastica. Questo dovrebbe essere in alluminio, infatti si vede subito già la differenza. Eccola qui,
c'è qualcos'altro dentro. Ok, altra colla. Non ci dovrebbe essere nient'altro. No, perfetto. Lo vediamo un attimo per vedere come è fatto. Qui ci sono le istruzioni con le chiavi. Teoricamente non dovrebbero servirmi le istruzioni. Bello, bello. Qui in basso vediamo cosa c'è. Oh, perfetto. Una testa sfera. Verso giusto, teoricamente, sì, dovrebbe essere questo. Sì, questo treppiede si vede che è molto più stabile di quell'altro. Questo gancio qui sicuramente serve per mettere peso e quindi rendere più stabile il treppiede. In pratica con questa ghiera sicuramente posso regolare l'altezza del mio treppiede. Ok ragazzi, sicuramente alcuni degli oggetti che avete visto in questo video saranno protagonisti di una loro video recensione propria. Come sempre vi lascio il link in descrizione per acquistare gli oggetti che avete visto nel video. Spero che il video, anche se corto, vi sia piaciuto. Vi invito come al solito a iscrivervi al mio canale, a lasciare un bel like per me e a commentare. Grazie per essere stati qui con me, ci vediamo al prossimo video.